Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo lo strumento Ordina all'interno dei fogli di calcolo. In particolare noi usiamo LibreOffice Calc, ma queste opzioni di base sono identiche all'interno di Microsoft Excel. Praticamente si può ordinare in senso alfabetico o in senso numerico. Sono questi tre tasti nella barra strumenti di LibreOffice Calc. Praticamente questo tasto qui apre il menu, come vedete, e potete fare, diciamo, si possono fare delle opzioni più specifiche, mentre questi tasti qui immediatamente fanno dal più piccolo al più grande, oppure da Z all'A. Però vediamo che c'è un certo problema. Questo foglio di calcolo ha semplicemente il fatturato settimanale dei nostri quattro negozi. Noi abbiamo una catena con quattro negozi, questo è il mese di marzo, questo è il fatturato, no? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ammettiamo che noi vogliamo ordinare secondo il fatturato di venerdì, per sapere il venerdì qual è il negozio che fattura di più. Vedete che questi valori non sono ordinati. Qual è la caratteristica? Noi possiamo cliccare sia questa doppia freccia, sia all'interno del menu dati, la voce ordina con i pallini. Praticamente, se non è cliccata questa opzione qua, questo è il senso di questa guida, l'area contiene intestazioni di colonne, e praticamente l'ordinamento include le intestazioni di colonne e vedete che si sbaglia e percepisce l'intestazione di colonne testuale, cioè i nomi dei giorni, come se fosse un valore e li mette in fondo. Allora, che cosa facciamo con Ctrl Z? Andiamo all'indietro. Se noi vogliamo ordinare i nostri negozi secondo il fatturato di venerdì, selezioniamo la cella di venerdì, andiamo in dati ordina, oppure clicchiamo questa doppia freccia qua. E nella scheda opzioni dobbiamo assolutamente cliccare l'area contiene intestazioni di colonna. Così facendo ok, vedete che adesso c'è stato l'ordinamento, non l'ha fatto, rifacciamolo. Vedete che adesso ha fatto l'ordinamento dal più piccolo al più grande, e noi così scopriamo per esempio che il negozio 1, il primo negozio della nostra catena, che il venerdì per qualche motivo fattura di più. Ovviamente che cosa ha fatto l'ordinamento alfabetico? Non ha mescolato, ha riselezionato tutta la serie di celle e ha ordinato tutti. Tant'è vero, mentre prima c'era scritto negozio 1, 2, 3, 4, adesso c'è negozio 2, 4, 3, 1, perché questo non è ordinato secondo il nome del negozio, ma secondo il fatturato per venerdì, ed è il negozio 1. Quindi abbiamo fatto questa piccola analisi, no, del nostro foglio di calcolo. Ma la cosa interessante che si può fare, facciamo Ctrl Z per tornare alla selezione di prima, quello che si può fare in questo menu, guardate, se noi andiamo all'interno della prima scheda c'è scritto che stiamo tentando di ordinare secondo il venerdì, e va bene. Nella seconda scheda, oltre l'area contiene intestazioni di colonne, c'è, molto interessante, questo segno di spunta, copia risultati dell'ordinamento in, che cosa significa? Non è molto chiaro, cioè in un'altra cella. Quindi noi qui, per esempio, noi mettiamo A8, scriviamo proprio a mano A8, che cosa significa? Che faremo un ordinamento, ma il sorgente dei nostri dati, cioè i nostri dati originali, resterà uguale, cioè negozio 1, 2, 3, 4, e noi faremo così. E tu copiami l'ordinamento che ho scelto, cioè numerico dal più piccolo al più grande, in A8. Facciamo ok, ed ecco che vedete, mentre qui i dati vedete che sono mescolati, non è dal più piccolo al più grande, invece in questa indicazione questo è una specie di nuovo foglio di calcolo ordinato numericamente dal più piccolo al più grande e ricopiato in A8. Quindi vediamo, la cosa interessante di questo pannello è sia l'opzione obbligatoria, l'area contiene intestazioni di colonna, se ci sono intestazioni di colonna, altrimenti le mescola con i dati, sia molto interessante, copia risultati ordinamento in. Noi ci abbiamo messo A8, lui ha fatto il riferimento assoluto $A$8, di modo tale che noi possiamo ad occhio vedere sia l'ordinamento originale, sia l'ordinamento, diciamo, modificato da noi stessi. Questa è una piccola caratteristica del foglio di calcolo che può essere utile. Allora, il video finisce qua. Grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.